Facciamo una promessa, non ne parliamo più per tutto il viaggio, va bene? E un ringraziamento particolare va a Maria Elena, perché mi sono ritrovato in valigia la sua crema. Non so come avrei fatto. Ma di chi? Grazie Mari. A distanza di un anno ci troviamo sempre in continente africano e nel giro di un anno sono cambiate tantissime cose. Chi è andato di là, chi è andato di qua, chi è andato su, chi è andato giù. Ma noi siamo sempre qui. Siamo sempre qui pronti a raccontare quello che c'è da raccontare e a farvi vedere quello che c'è da vedere, ricordandovi che non c'è limite all'indecenza. Se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto. Se il tuo nemico non viene da te, tu vai dal tuo nemico. Per capire il mondo del tuo nemico, ci devi andare. Sapete dove sono? No, forse il luogo non è importante, ma potreste sicuramente capirlo dove sono. Tra un po' forse dovrò mettermi un infradito in piscina. Sul serio. Sono venuto a trovare quel bastardo di Edgar nel suo pianeta natale. So che è qui. Che è qui da qualche parte e lo troverò. C'è qualcuno che è arrivato fino qua giù per prendere. Perché Edgar pensate che tiene paura? No, Edgar non tiene paura di niente. Perché Edgar non si vergogna di quello che è. La donna è l'unica che te la può mettere al culo pur non avendolo. Incredibile, vero? Davvero incredibile a volte. Quello che ci aspetta. Ci ritroviamo sullo stesso continente, anche se siamo a quasi 6.000 km di distanza. Il continente è lo stesso. È bella questa vita. La farei per tutta la vita. Io ti ho chiesto quello che devi fare per me. Ricordatelo. Quando si parte per la vacanza, che cosa si lascia a casa? Tutto. Quando sei andata via, hai salutato? Chi? Tutti? Chi hai salutato? Certo, tutti. Tu quando sei partita, chi hai salutato? Nessuno. È strano ritrovarsi in un altro posto con gli stessi problemi. Io non imparo. Io sono l'unico essere al mondo con rete neurale che non impara dagli errori. Mi sono mancata. Avresti dovuto farmela 5 anni fa questa domanda. E secondo te c'è un limite all'indecenza? Cosa vuol dire? Io non parto, torno a casa e saluto. Ciao! Questa cosa mi spiazza parecchio. Adesso non so che cosa dirti. Quindi è normale per le animatrici partire e non salutare nessuno. Perché secondo te no, va? Eh no, sai com'è, a me è capitata una cosa un po' strana. Mi ha fatto i biglietti e il giorno dopo non c'era più, quindi volevo sapere se è una cosa normale oppure no. Sì. Vabbè, quella volta lì per te è un po' particolare, però. Guardatelo bene, ma vi ricorda qualcuno? Chi? Immaginatelo seduto in una piscina abbracciata alla bionda, non vi ricorda nessuno? Che cazzo sono io? Non ti ricordi? Guardatelo bene, guardatelo bene! Guardate un po', cioè io e lui insieme! La cosa più unica che rara, non l'avete riconosciuto! Chi so? Il dio, il tuo nome il non pollo. Lo so, però sei tu! Sono io! Mirko! Viva il pollo! Orco! È identico! È il mio incubo! È identico! È identico! Dite di no! Scelte difficili. Meglio affrontarle o fuggire? Affrontarle. Paolo numero uno. Non sai che ti perdi. Tu sai cosa è successo in via Emanuele Moro. Tu sai che cos'è che deve finire.
È vero che lo sai. Adesso lei pensa di non saperlo, ma in realtà lo sa. Una donna con i camaleonti. Cosa c'è di più camaleontico di una donna? Un giorno arrabbiata, un giorno allegra, un giorno triste, un giorno incazzata. Cambia come il colore di un camaleonte. Sei d'accordo? Sì. Perché all'indecenza, ad oggi, non c'è limite. Manzano. Sempre giusto, fai qualcosa di sbagliato. Sì, la figura dell'animatore che è sempre preda ambita di una donna. Beh, noi siamo qua. È un servizio extra. Sì, è la quarta serata, chi vuole. Gli animatori sono brutte persone, non ci dovete andare, perché vi fregano. E poi vanno anche con le altre. Mi dicono, amo solo te, ma non è vero, hanno già il cellulare in mano per chiamare quella dopo. Guarda, visto, non ce l'ho in mano. Hai capito? Io in questa storia sono il cattivo, sì, perché io ero fidanzato da 6 anni e ho detto, io quest'estate parto, vado a fare il mattone. No, non ci vai. Sono passati 6 anni da quell'istante, sto ancora qua. Daniela Di Bari, arrivo. E porta l'inferno con sé. L'inferno! Sei arrivato. Abbiamo molto di cui parlare io e te.